Buonasera ai telespettatori di Rete 8. Oggi l'Aquila al centro incontra il cardinale arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Petrocchi. L'occasione è stata il tradizionale confronto che si è svolto fra i giornalisti e il capo della diocesi aquilana nel giorno della festa di San Francesco di Sales, confronto organizzato dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Monsignor Petrocchi è da 5 anni e mezzo arcivescovo del capoluogo di regione. Nominato da Papa Francesco, ha fatto il suo ingresso all'Aquila nel luglio del 2013 con una celebrazione nella Basilica di Collemaggio, prima che l'edificio sacro venisse chiuso per lavori di restauro. Lavori che hanno restituito alla chiesa dove fu incoronato Celestino V il suo antico splendore. È stato proprio Petrocchi a riaprire ufficialmente al culto la Basilica con la messa di mezzanotte del Natale del 2017. Eminenza, a luglio del 2019 saranno 6 anni della sua missione pastorale qui all'Aquila. Lei è arrivato da vescovo, adesso è cardinale. Un piccolo bilancio di questi anni aquilani e di come lei vede la città che è in ricostruzione, ma che ha, come dire, delle prospettive anche per il futuro. Sì, voi sapete bene che l'Aquila mette insieme un straordinario patrimonio culturale e storico che va accolto e valorizzato, ma che porta anche i segni di una tragedia che l'ha colpita. Anche lì la sfida impegna tutte le forze del territorio a concentrarsi per una ricostruzione che non è soltanto muraria, ma che è anzitutto spirituale, ecclesiale e sociale. Io mi sono sentito parte viva di questa impresa difficile e al tempo stesso anche entusiasmante. Penso di aver ricevuto tanto e ho cercato di dare tutto quello che ero e avevo. Eminenza, fra poco più di 2 mesi la città sarà di nuovo al centro dell'attenzione nazionale per il decennale del terremoto del 2009. La Chiesa che ruolo avrà in tale occasione? Per quanto riguarda il decennale, non è solo la celebrazione di una data, non è soltanto un evento di calendario, è, diciamo così, un appuntamento al quale non bisogna sottrarsi per fare un bilancio complessivo di ciò che è accaduto, capire il punto di partenza, sapere dove ci troviamo e dove stiamo andando. Perché un percorso per essere valutato ha bisogno di questi 3 punti di riferimento. È un bilancio, a mio avviso, che deve avere come centro la prospettiva di L'Aquila come una città abilitata dalla storia straordinaria e dolorosa che ha vissuto ad essere una città leader. Per questo io dico che bisogna stare attenti al rischio della sindrome del cratere, cioè di rimanere dentro l'arco, diciamo così, geografico in cui la città vive, per uscire e proporsi a tutta la comunità nazionale e non solo, come una città che ha tanto da dire e da dare, non soltanto per raccontare ciò che è accaduto, ma per fare in modo che la propria esperienza offra idee, contributi, affiancamenti a tutti coloro che non solo sono passati attraverso situazioni similari, ma a tutti coloro che vivono tensioni, problemi che hanno dentro un eco di ciò che è accaduto qua. Quindi un decennale deve diventare un momento di verità, fatto
fatta senza anestetici, fatta al plurale, cioè nell'ascolto di tutte le voci oneste e sinceramente benevole, perché cercano il vantaggio della comunità. Un bilancio che deve cercare di identificare le risorse che la storia ci consegna e che sta a noi far fruttificare. La parabola dei talenti ci riguarda direttamente. Il cardinale Petrocchi, nell'incontro con i giornalisti, ha parlato a 360 gradi del ruolo dell'informazione nel mondo globalizzato. Ha parlato delle false notizie e della responsabilità dei media. Ecco alcuni estratti del suo intervento. Per quanto riguarda il discorso delle relazioni nel mondo dei social, io partirei da un bisogno identitario della persona che, essendo immagine e somiglianza di Dio, che è Trinità, che è famiglia, ha un bisogno strutturale di comunità. La persona tende al noi. L'io non sopravvive a se stesso se rimane chiuso in sé. Verrebbe a soffrire di una asfissia esistenziale. Il fatto è che noi viviamo in un contesto culturale che, grazie alle tecnologie informatiche, ha moltiplicato i contatti e gli scambi comunicativi, ma non ha migliorato la relazione intesa come rapporto interpersonale. Quindi c'è il rischio di presenze e di operazioni transattive in cui la persona non esprime realmente se stessa, quindi non è in grado di darsi e neppure in grado di ricevere l'altro come un tu significativo. Io penso che occorra tenere presente alcuni rischi che la cultura contemporanea corre per poterci, diciamo così, mettere in un tentativo di valutazione delle opportunità e anche dei pericoli che attraversano questo universo mediatico. Il primo rischio è quello di una cultura frammentata, che manca di centro. Quindi è un cosmo nel quale diventa impossibile orizzontarsi avendo una bussola condivisa. Ecco. In questo contesto, proprio perché manca una unità di misura comune, tutte le direzioni diventano legittime e ogni idea, anche la più diciamo dissonante, ha diritto di cittadinanza. Quindi il social diventa diciamo il nuovo sistema stradale nelle comunicazioni, in cui ogni tipo di veicolo ha diritto di transito, ecco, e in cui non esistono segnali certi, indicatori che consentano di non perdere diciamo la traiettoria vera. In questa cultura mediatica esistono mondi paralleli ed equivalenti, quindi mondi che rischiano di non comunicare tra di loro, mondi che si chiudono in se stessi, mondi in cui il perimetro è ridotto, mondi in cui i filtri critici risultano rari, e quindi c'è appunto il rischio
dalla fake news, ma la fake news nasce anche dal fatto che mancano setacci capaci di intercettare la inconsistenza, la falsità della comunicazione. Non è la falsità in sé solo, mi sembra, il pericolo, ma è la incapacità di intercettare la falsità. È come un organismo in cui il sistema immunitario si fosse abbassato. Il problema non è il virus o l'aggressione dei microbi, è l'incapacità dell'organismo di identificare il nemico, no? E quindi di attivare le operazioni di contrasto, di difesa. Per esempio, una persona può definirsi credente e quindi collocarsi spiritualmente nel comparto fede, poi in un contesto culturale e sociale professare idee e atteggiamenti che sono contraddittorie con la professione cristiana che prima ha sottoscritto. Ma diciamo, questo sezionamento, questi compartimenti stagni, determinano il fatto che la persona può nello stesso tempo essere se e non se, uno, nessuno, 100.000. La community, se può da una parte favorire gli scambi immediati, diretti, dall'altra può diventare una trappola, no? Che chiude dentro letture superficiali, non autenticamente, sufficientemente accreditate e quindi orizzontamenti che possono essere devianti. Ecco. Un altro aspetto mi sembrerebbe, il pericolo è il prevalere della logica dell'esibizione, tutta giocata sull'intento di colpire e di captare l'attenzione rispetto a quello della ricerca onesta e comparata. La logica dell'esibizione è molto, molto pericolosa perché provoca mentalità da vetrina che fa coincidere la riuscita di un'opinione o di un'attività con l'indice di audience e di consenso. Ecco. Ultimamente compariva una ricerca che metteva in evidenza negli adolescenti la prontezza a pagare qualunque costo, anche di esposizione impropria di sé, pur di avere dei like, no? Ecco. Un altro aspetto che mi sembra importante è il tempo contratto, è il tempo dimezzato, no? È un tempo in cui si rimane dentro il perimetro del presente, dell'adesso, per cui ciò che conta è il per me, qui ed ora. È un presente che si sgancia dal passato e dal futuro. Il passato perché il correre tumultuoso, torrentizio degli eventi produce dei solchi tra le generazioni così profondi da convincere, per esempio, i giovani che ciò che è stato valido nel passato non sia riciclabile oggi e quindi vada, se non proprio rottamato, perlomeno lasciato in magazzino, nell'archivio. Quindi la storia non è più magistra vitae, ecco, è un testo da mettere nella biblioteca dei ricordi, ma non riproponibile nell'attualità. Il futuro appare non prevedibile, perché un tempo che avanza a velocità vertiginosa, se distanzia dal passato, non consente neppure di ritenere
che quello che io oggi costruisco possa essere, tra virgolette, identico nel suo valore e nel suo potere di trovare consensi domani. Allora, al futuro radioso delle generazioni passate, futuro carico di speranze, al futuro da cui ci si aspettava l'adempimento di promesse messianiche in campo politico, per esempio, oltre che in campo sociale, tecnologico, scientifico, si sostituisce un futuro minaccia, no? Un futuro che appare un orizzonte annebbiato, in cui è impossibile determinare vettori di orientamento affidabili. Quindi, soprattutto i giovani rimangono imbrigliati in questo presentismo, no? Con anche, mi sembra, la pretesa di azzerare magicamente il passato prossimo, non quello remoto. Per cui ci può essere la tendenza a pensare, e gli studiosi delle scienze umane di personalità questo lo mettono in rilievo, che qualunque scelta si può fare senza grandi rischi, perché è possibile mettere la marcia indietro e ritornare al punto di partenza, come se avessimo una sorta di gomma magica con quale si può cancellare qualunque pagina, no? L'esistenza invece ci dice che quello che viene fatto resta inciso nella persona, non solo nella sua memoria, ma nelle sue potenzialità, nelle sue attitudini, nelle sue abitudini. Diceva uno studioso che questo consente soprattutto ai giovani che vivono questa sorta di reversibilità magica di non negarsi nulla, anche ciò che è ritenuto trasgressivo, perché tanto si tratta di una scelta da cui è possibile tornare indietro. Il mondo dei social rischia di esportare questo tipo di mentalità, no? Quindi se ciò che condividiamo adesso ci appare possibile, ciò che è possibile può essere fatto, perché non c'è più, come dire, una sigla etica che metta il segnale di operatività o meno. Cioè, può essere un possibile buono e un possibile cattivo, un possibile da fare, un possibile da evitare, un possibile da proporre e un possibile da invece combattere. Se ogni possibile è possibile dal punto di vista operativo, allora si tratta soltanto di trovare tra di noi il consenso maggiore o minore. E come a livello sociale, l'idea che qualunque opinione può diventare vera o falsa a seconda della proporzione di consensi che trova. La verità coincide con la statistica, no? Quindi, se una popolazione domani fosse concorde nel ritenere l'opposto di ciò che l'umanità da sempre ha pensato, questa opinione avrebbe tutto il diritto di comparire, diciamo così, nel comparto delle idee a cui agganciarsi per poter fare scelte. E poi, da ultimo, parlerei della tendenza di un io narcisistico che rischia di prevalere sul noi buono. Il noi buono è il noi che condivide pensieri tesi alla verità, è il noi che cerca il bene, è il noi che si apre al bello, è il noi che sa soffrire, perché io ripeto spesso che l'idea che dall'amore vada stralciato ogni forma di dolore è un'opinione non giusta, non corretta, perché amare significa anche capacità di affrontare il dolore
che deriva da fare scelte che vanno controcorrente, che non rispondono ai propri flussi immediati di desiderio, che cerca il bene dell'altro oltre sé, al di là di sé. Ecco, quindi non è vero che la sofferenza, ogni sofferenza che scatta in un rapporto interpersonale vero, nasce dalla diversità, che nasce da contesti esistenziali che si attraversano, sia automaticamente una sofferenza che aggredisce la dignità della persona. Ecco, alcune volte la sofferenza buona è una sofferenza che fa crescere. Esiste anche la sofferenza malata, ma e quella va anche qui diagnosticata, curata e possibilmente guarita, ma non può essere l'approccio caratterizzato da questo qualunquismo, no? di cui parlavamo. Allora, in questa situazione mi sembra che l'appello contenuto nel messaggio del Papa sia molto importante, cioè costruire relazioni vere, considerare ogni chiusura ermetica un segnale d'allerta, quindi cercare di aiutare le persone a uscire fuori da questi, diciamo così, punti oscuri che possono diventare delle gabbie, no? Esistono delle nuove prigioni che non sono quelle murarie, no? Che possono essere prigioni informatiche. Voi sapete che forse da qualche tempo, un decennio, sono segnalate nuove forme di disturbo mentale e comportamentale tra i giovanissimi, legati proprio all'uso di questi mezzi informatici, che diventano come delle protesi elettroniche, non considerate da questi ragazzi strumenti, ma come parte di loro stessi. No. Ecco, la generazione digitale è una generazione che, a diversità del mondo adulto come il nostro, non considera l'iPad o il cellulare o tutti questi altri mezzi. Sono protesi, però. Sono protesi, sono parte di sé, in qualche modo, prolungamenti di sé. E quindi entrano nel definire la propria personalità. E siccome questi strumenti consentono di essere registi della propria immagine a distanza, quindi offro una rappresentazione di me agli altri e definisco io quello che voglio far vedere, quello che voglio oscurare, quello che voglio truccare, ci può essere una cosmesi comunicativa, no? Ecco, grave, no? Allora, a questo punto, chi rimane condizionato da questo tipo di approccio può rifiutare il rapporto diretto, perché il rapporto diretto significa esporsi allo sguardo dell'altro e non poterlo più in qualche modo dominare, non poterlo più orientare a piacimento. Ci sono ragazzi che rifiutano di uscire proprio di casa, di aprire relazioni con dei tu che non sono quelli mediatici, che non sono quelli virtuali, no? E diventa difficile recuperarli alla realtà oggettiva, perché diventa realtà questo mondo di community. Ora, la community si sostituisce alla comunità e la nega, è un guaio. Sono delle forme nuove con le quali devono confrontarsi anche gli studiosi della personalità. Allora, concludendo, io direi che il mondo del giornalismo ha un compito molto importante di essere testimone, vuol dire quindi non soltanto avere convinzioni, ma avere condotte
coerenti, no, a questo, di una comunicazione che non si nutre solo di informazioni. Perché, come ho già avuto modo di dire, c'è differenza tra informazione e comunicazione. L'informazione consiste nel dire qualcosa, la comunicazione consiste nel dir sì. E siccome dirsi è darsi, dirsi anche ascoltare, disponibilità ad accogliere. Allora, l'essere costruttori di buona comunicazione è evento terapeutico nei confronti di ogni contatto che, essendo soltanto chiuso su se stesso, artefatto, diciamo così, un mondo rappresentativo non vero, diventa terapico questo mondo, questa forma di comunicazione vera, e diventa promozionale. Avete un compito, secondo me, più forte, più impegnativo, più faticoso di prima. È una fatica di cui vi sarà grata la società e anche la comunità ecclesiale. Può dire a lei, agli aquilani, che entro il 2019 inizieranno i lavori per la ricostruzione della cattedrale? Lei sa benissimo che io non posso dirlo, non sta a me dirlo, perché è un auspicio, è un desiderio profondo. Sono promesse che voi avete ascoltato e che io prendo sul serio. Quindi mi auguro che non si scivoli verso date poco identificabili, verso un futuro appannato, no? Io spero che il cantiere del Duomo, come è stato detto, possa davvero aprirsi sulle corte distanze.